sensazione che a un certo punto si è venuto meno un valore fondante del gruppo che si chiama meritocrazia. La prima con la convocazione di Fagioli, che è completamente fuori luogo, e la seconda con la dichiarazione d'amore incondizionato nei confronti di un Di Lorenzo non presentabile. Non so come la pensate voi. Io faccio un giro così mi rispondete. Righi, tocca un ha una tema che. sensibilità non solo giornalistica, ma anche davvero competente. Guarda, Righi ha anticipato quello che io ho detto a Sì, fuori onda. fuori onda ad Andrea, quindi credo anch'io che sia il problema. Cioè, è difficile individuare, sono d'accordo con te. È stata un'atroce delusione, per non utilizzare il termine fallimento, che insomma poi alla fine c'è tempo che trova fallimento, delusione, è sbagliato, è andato male, una serie di motivi, ma secondo me il principale è stato quello di stare Spalletti è stato un pochino, ecco, sotto questo punto di vista, deludente a non intercettare una relazione, come si dice, si fa gruppo insieme, e l'allenatore fa parte del gruppo, non è che sta sopra il gruppo. Quindi Però sono lo dei costruisci. messaggi, sì, però dei messaggi della squadra che invia l'allenatore, è una comunicazione non verbale, non so come dirvi. Cioè, quando uno allena, dice, vediamo un po' che sta a fare, ha fatto bene, ha fatto male, e allora va bene, vediamo domani. Ecco, quello che diceva Ricky, Fagioli, gioca da titolare al primo. Cioè, ti Parti giochi la dal partita, presupposto un che qua europeo, ma con tutto rispetto per Stefano. Fagioli, gioca dal primo minuto, con tutto quello che ha comportato. Quando lo dicevo io No, mi vediamo gli insulti qua. no, c'è chi ha visto il discorso, c'è anche chi aggiunge il discorso etico dopo lo No, a me scomodo, dell'etica mi riabili. interessa. Ha pagato, Allora non aggiungiamo basta. il discorso meritocratico e poi concludiamo il pacchetto, ma non solo, la terza volta me lo fai partire dal primo minuto. Benissimo. Di Lorenzo, mio figlio. Sì. Sì. Però oh, c'è gente lì che dorme insieme a te, magari si sacrifica, non vede più spiragli. Cioè, il discorso dei figli e figliastri, il discorso di un certo tipo di valutazione, indipendentemente poi che tu devi buttare sul campo delle cose, diciamo, certe. E concludo dicendo, l'ho detto prima, Ricky Paolo, che in questa fase, nelle manifestazioni di corte, meglio che la gestione, curare la gestione dei rapporti, degli sguardi, sei tutto il giorno insieme. Che cosa a fine stagione sei stanco e che cosa devi addestrare se no le palle ferme, qualche situazione di gioco prendi i piccari da parte, Chisoni oh ragazzi abbiamo fatto una stupidaggine, lavoriamo un attimo su questi aspetti, abbiamo parato un rigore dopo un minuto e mezzo, abbiamo preso un gol da Polli, io ho paura, vediamo un attimo, lavoriamo su quelle e no, sti addestramenti, giro palla, il taglio, la rotazione, quell'altro, cioè tu non hai tempo Per fare per questo, fare però questo, aspetta, quindi aspetta, è cavoli, più Righi, però gestore che Righi ha addestratore. detto una cosa: che prima degli Stati Uniti si era seguito un percorso. L'Italia si era portata dietro i principi che ha portato Roberto Mancini. Più o meno, è una squadra che doveva giocare a calcio. Perché Spalletti sa fare quello, non sa trasmettere, speculare sull'avversario. Lui non gioca sull'avversario, lui gioca facendo E la nel partita. momento in Punto cui primo. il Non è gruppo capace ti a fare invia un altro. messaggio e non L'ha ce la detto lui. facciamo, che Aspetta, fai? questa è la prima cosa. Continui? La seconda, riguardo la meritocrazia, Stefano. Se tu dai un foglio bianco a un giocatore e ti dice fai la formazione, il giocatore è onesto e fa la formazione, sicuramente non mette il Certo. Sharawi come non mette Fagioli. Il Certo. giocatore sente, percepisce quale sarà la Zaccagni non formazione, parte da, perché il capito? giocatore sa di calcio. Quindi probabilmente Così lui è. queste scelte un po' scriteriate, un po' schizofreniche, è andato forse un po', non ha letto certe situazioni, come dice Stefano, da un grande allenatore come Spalletti non te le puoi aspettare mai. E ti entra una squadra completamente svuotata E fai quella figura. e fai quella poi Ma voglio coinvolgere anche Paolo, poi, perché poi c'è il tema giovani, no? Perché adesso lui ha detto nella conferenza ultima tante cose, anche quella dei giovani, che vuole cambiare rotta, Paolo. Sì, io intanto faccio una piccola Vai, premessa. vai. Vi faccio i complimenti per il livello della discussione, per le argomentazioni che non ho sentito, e forse anche il segreto, no? Mettere insieme più parrocchie senza dei vincoli contrattuali e di linee editoriali, perché avete detto tutti delle verità sacrosante che non ho sentito in analisi nelle varie, diciamo, emittenti che potevano gestire questa situazione dal punto di vista della esclusiva. Detto questo, avete ragione come ho anticipato tutti in tantissime direzioni. Non mi ha convinto quello che diceva giustamente Ricky della parte della meritocrazia, pur essendo teoricamente uno dei fautori dell'utilizzo dei giovani, il Fagioli della situazione non poteva e non doveva essere per i tempi che sono cambiati. Perché
e per il valore che dava magari Berzotta al recupero di un uomo come Paolo Rossi all'interno di una dinamica di spogliatoio, le scelte di Spalletti, non mi è piaciuto il messaggio che noi abbiamo la bischerata in canna, non mi è piaciuto l'attacco ai giornalisti che danneggiano nel momento in cui esce il fatto che ci sia un patto tra giocatori, cosa appunto che è stata detta, ma i giocatori, chi meglio di loro alla fine di una stagione con un evento così corto possono dare delle dritte su determinate situazioni tattiche. Credo che quello che sta succedendo con Buffon sarà poi emblematico di quello che è stata la situazione, perché credo che Gigi quel ruolo che ha vissuto da giocatore, che era prima di Vialli, anzi prima di Riva e poi di Vialli, lo sente molto con responsabilità, e presentarsi pronti via a un evento del genere con queste dinamiche, con questo fallimento, sia un qualcosa che genererà probabilmente delle dimissioni o un rimescolamento, cosa che in Italia non succede mai dal punto di vista sportivo. E poi sul discorso giovani, Marco, no, cioè mi viene da dire che è la classica operazione paraculistica. Bravo. Visto che comunque adesso dobbiamo parlare di giovani bravi, ci sono, non ci sono, poi non vorrei tornare sui soliti argomenti triti e ritriti. Le nazionali giovani di altri paesi ragionano in maniera totalmente diversa. La Germania ha fatto schifo fino a poco tempo fa, cambiando, secondo me, una persona a livello dirigenziale che stimavo tantissimo come Birov, e poi ripartono da tantissimi errori, ma perché possono sbagliare e perché soprattutto, lo sottolineo con la matita rossa, c'è una sinergia anche forzata, anche non così a tarallucci e vino, tra club e nazionali. Noi abbiamo i club che sono il cane e molte volte nemmeno troppo ben addestrato, e la federazione che è il gatto, e non si parlano, non c'è, io non ho mai sentito in anni di crisi un tavolo congiunto tra presidenti o dirigenti o responsabili settori giovanili di serie A e B e la federazione per mettere giù un progetto che vada nella direzione di accontentare entrambi. Cioè, io valorizzo i giovani che ti servono, le giovani, le risorse italiane per la nazionale, sì, parliamoci chiaro, me lo incentivi questa cosa e quindi mi togli il decreto crescita, perfetto, ma se io come in Germania investo la mia quota del 20% sulle risorse sul vivaio, mi torna indietro qualcosa a livello economico, sì o no?